Allora, eccoci qua, spero che tutto stia funzionando nel modo migliore possibile e iniziamo questo nostro incontro, prima di tutto togliendo i 5 minuti, perché i 5 minuti sono passati, sono le 15:01 e iniziamo questa bellissima diretta insieme. Allora, io cercherò di visualizzare anche i vostri commenti, ho una piattaforma quasi da regia televisiva, tra un po' mi spostano alla Rai, ma la cosa che mi preoccupa è cercare di darvi prima di tutto un segnale di cose importanti. Voi probabilmente lo vedete con qualche secondo di ritardo, ma questo, scusatemi, ok, questo è così, ok, questa è la soluzione migliore. Adesso vediamo quando, tra qualche secondo, quando mi potrete vedere, scegliete voi se preferite questa modalità aumentata oppure questa che è quella, diciamo, più normale, ma inizio questa mia trasmissione raccontandovi di un argomento importantissimo, credo, assolutamente fondamentale, che è quello, adesso vado sulla mia presentazione, eccomi qua. Ok, dovrei avere tutto sotto controllo e questa cosa mi permette di raccontarvi che parliamo di realtà aumentata. Aspettate un secondo. Un secondo. Datemi un secondo che ho ancora bisogno di un minimo di... Allora, solo un attimo perché ho questa visione qua. Datemi solo un secondo ancora, arrivo sulla live e sulla live io ho bisogno di vedere chi nota. Ok, oh, questa funziona, direi che è un pochino meglio. Ok, torno sulla mia presentazione e ok. Allora, c'è tanta confusione su quello che riguarda questi mondi. Sono dei mondi che in questo momento chiaramente noi abbiamo vissuto più da vicino di quello che forse ci potevamo aspettare, perché si parla di futuro, pensiamo, guardiamo in avanti e poi in realtà il futuro a un certo punto diventa presente. Noi siamo oggi a parlarci insieme a distanza, usando possibilmente tutte le tecnologie possibili per poterci aiutare. Ma sostanzialmente fino a ieri pensavamo forse che i mondi della realtà aumentata, della realtà virtuale, della mixed reality fossero delle cose un pochino per guardare sorridendo verso il futuro. In realtà non è così, in realtà non è così. Quindi la strada che cercherò di proporvi è quella di parlarvi, e anche qui, anche questo, datemi un secondo perché voi non state vedendo la mia faccetta. Però la mia faccetta adesso riusciremo a visualizzarla, vediamo se riesco a vedere sia la mia cosa e voglio insieme la mia telecamera e avere, scusatemi un secondo. Ok, abbiamo fatto tutte le prove del caso, ma ovviamente... Oh, adesso dovrebbe andare un pochino meglio. Vediamo se funziona. Ok, voi vedete la mia faccetta. Vediamo se... Sì, ok, così almeno possiamo fare in modo che ci siano entrambi là. Ok, la realtà virtuale. La realtà virtuale è quella cosa che è fatta di caschi che noi mettiamo addosso, che ci permettono di vedere un mondo in modo alternativo e quindi comunque di poter sviluppare una nostra visione più fuori dai confini. Ok? La mixed reality è una cosa che invece si conosce poco, sinceramente, ed è un mondo che ci permette di entrare dentro un computer e al tempo stesso viverlo da dentro. Che cosa voglio dire? Che mentre la realtà virtuale è qualcosa che noi viviamo immergendoci in un mondo che però è già stato costruito, non possiamo interagire con questo mondo,
La realtà aumentata, come vedremo, è il mondo digitale che entra e si integra col mondo reale. La mixed reality è l'unione di queste due cose, quindi io posso interagire. Vi faccio vedere un video che vi permette di capirlo in modo un pochino più evoluto. Guardate, tra qualche secondo la connessione dovrebbe permetterci di poterlo visualizzare. Aspetto un attimo che le tempistiche possano permettercelo. Il meccanismo è che, vedete, io clicco e succedono delle cose. Quindi, io sono nella realtà, sono in un ufficio, ma al tempo stesso sto proiettando qualcosa di aumentato, ma vedete che io interagisco con quello. Quindi, questo è un pochino il meccanismo su cui, si può lavorare con la mixed reality. Ma oggettivamente, la cosa più interessante, più forte, più vincente è quella che chiamiamo di realtà aumentata. La realtà aumentata è esplosa e, come vedremo, non ha una storia breve, non è questione di mesi, è una questione di tanti anni che si parla di realtà aumentata. Però perché tra tutte queste tecnologie la realtà aumentata è la più interessante, quella che consideriamo più forte? Beh, prima di tutto ci sono dei dati. Questi dati dicono che sostanzialmente la pubblicità e la comunicazione stanno sempre di più vincendo sul lato della realtà aumentata rispetto agli altri. Vedete, qui ci sono dei dati che parlano di VR, qualità di utenti e di attrezzature, di caschi, ma vediamo che la crescita, pur essendo di tutto, in realtà è ancora più forte per quello che riguarda la realtà aumentata. E sarà sempre più così. Ci sono un sacco di dati. I dati ve li faccio scorrere velocemente perché questa è la cosa interessante da riuscire a capire e andare oltre. Si sta parlando che nel 2020, cioè adesso, è un mercato che supera i 60 miliardi di dollari. Quindi, in realtà, il concetto è che il 29% dei consumatori dice che preferisce delle esperienze di realtà aumentata prima di comprare un prodotto. Quindi io ho di fronte persone che si occupano di comunicazione a vari livelli, di marketing, di grafica, di comunicazione in generale. Bene, i clienti dicono vogliamo avere delle cose fatte con la realtà aumentata per poter decidere di comprare un prodotto. Beh, direi che è una cosa importante dal punto di vista strategico. E quindi tutti questi dati che io ho selezionato e questo, per esempio, che dice che il 70% dei consumatori si aspettano che i brand, i marchi, facciano un grande uso della realtà aumentata. È quasi un'esigenza che loro si sentono addosso. Quindi, in realtà, questa cosa qui è assolutamente importante dal punto di vista pratico. Ok? Andiamo a vedere qualcos'altro. Ovviamente tra gli utenti ci sono quelli del mobile, sempre più importante, sempre più determinante, sempre più il centro della comunicazione mondiale. Ci sono un sacco di brand che Lego, L'Oreal, Disney, Speedo, cioè sono tutti marchi famosissimi che dimostrano quanto gli investimenti nella realtà aumentata cresceranno sempre di più. Ok? Bene, allora, tutto questo poi ci porta verso altri dati, dovremmo parlarne per ore in realtà, però le aspettative, per esempio, di ritorno pubblicitario, di investimenti pubblicitari, eccetera, guardate quanto crescono e crescono tra l'altro in un'area che è quella che si definisce, quell'area nera che voi vedete, è quella che viene definita la visual search, che è un po' il nuovo orizzonte della parte pubblicitaria, della parte di comunicazione. E il visual search significa che mentre fino adesso noi facciamo delle ricerche oggettive, cercandole su Google, cercando delle query, cercando delle keyword, sempre di più noi lavoreremo attraverso un meccanismo che si basa sull'immagine. Lo vediamo su Pinterest, lo vediamo su Google che diventa sempre più forte nella ricerca delle immagini, ma ovviamente queste cose verranno potenziate in un modo immenso dalla realtà aumentata. Bene. In realtà, la realtà aumentata ci porta verso dei nuovi device. Noi in questo momento pensiamo che il device primario della nostra realtà aumentata possa essere un telefono. Lo è così, in effetti, però la cosa interessante è che
ne avremo altri e ne abbiamo avuti altri, perché se noi guardiamo un attimo della storia, questa è una cosa divertente, è una rivista che un numero di una rivista che io ho fatto quando ero tanto giovane, quindi tantissimi anni fa, non vi dico quanti, se no si pensa che io sia troppo vecchio, però il concetto è che io avevo sognato tantissimi anni fa l'idea che ci potesse essere una macchina fotografica da indossare come degli occhiali per poter fotografare la realtà. Questa cosa in realtà all'epoca si scherzava e si diceva ah, ah, come sei buffo, ma in realtà poi abbiamo avuto i Google Glass che hanno fatto questo tipo di soluzione, chiaramente. Quindi, e anche dei giochi come possono essere questi, che sono gli occhiali di Snapchat, in realtà uniscono una indossabilità di una tecnologia all'interno di una realtà virtuale e una realtà aumentata. Tanto per farvi vedere un secondo, questi sono dei meccanismi che ci possono aiutare a capire. Guardate. Ok, sono del... Vi faccio vedere, i video sono sempre preoccupanti, quindi non vi faccio vedere eccessivamente le cose dal punto di vista pratico, quindi i video sono sempre un po' difficili da trasmettere in diretta. Ok, quindi il concetto è, va bene... si lavora sulle tecnologie e le tecnologie si stanno in questo momento inventando. E queste tecnologie ancora sono in fase di sviluppo, sono ancora nei laboratori, sono ancora nelle aziende, ma stanno uscendo e stanno uscendo in modo determinante. Si sta lavorando all'interno di aziende che sono le più grandi, fatevi un pensierino quali possono essere le aziende che condizionano le nostre abitudini tecnologiche, e vi accorgerete che questo per esempio è un disegno di un brevetto che è stato fatto, non vi dico chi è, ma voglio dire è abbastanza facile da poterlo capire, che prevedono che queste tecnologie possano entrare in termini di indossabilità tra pochissimo all'interno della vita di tutti noi. Voi direte, ma in realtà ci vorrà tempo? Quanto tempo ci è voluto a far nascere il mercato degli smartphone? Quindi in realtà è più veloce di quello che noi crediamo. La realtà aumentata ha una storia, ragazzi, cari amici, care amiche. Parte dalle prime ipotesi, dalle prime visioni di quello che poteva essere, addirittura nel 1901, ma senza andare troppo sull'accademico, ci sono aziende che come Mini ha fatto delle pubblicità, ma stiamo parlando nel, fatemi vedere cos'è, 2006-2008, per poter costruire della comunicazione attraverso una stampa che diventava poi una stampa consentiva un accesso al digitale e quindi a un'interazione di realtà aumentata. Quindi questi strumenti che sono stati disegnati in 3D dal punto di vista del progettista normalmente, poi questa è una pagina di pubblicità, questa pagina di pubblicità poi veniva visualizzata direttamente attraverso una webcam addirittura nel 2008, quindi pensate al livello di crescita. Per poi altri brand, Taco Bell che ne ha fatto uno, si è fatto un attacco che ti mettevi addosso e la vestiva, tanto per capirci quello che noi adesso vediamo a livello tecnologico in modo più ampio e più chiaro, questo è diventato assolutamente virale, va bene, terribile, no? Non ho bisogno di mostrarvi altro. Ma per farvi vedere il percorso, noi in realtà abbiamo un percorso che ci permette di, negli anni, da 2010, 2011, ma poi 2015, 2017, vedere che in realtà tutto questo mondo, il 2016 è stato famoso per la nascita dei Pokémon Go, che è stata una delle rivoluzioni, e sembra ieri, sono passati 4 anni, stiamo facendo il 5º anno, quindi il discorso è, sono tecnologie che già fanno parte della nostra vita, che sembrano delle innovazioni pazzesche, ma che in realtà hanno già un bel pezzo di storia. Ok? Allora, come si può realizzare qualcosa in realtà aumentata? Guardo intanto perché mi arrivano
ogni tanto dei messaggi. Ok, dopo magari vediamo di dare spazio anche alle domande. Preferisco farlo a tappe in modo che non ci incastriamo. Però poi parleremo di tutto questo più che volentieri. Bene, la realtà aumentata, come si fa? Perché io immagino che se voi siete in questa diretta, probabilmente è una diretta che è ricca di persone che hanno l'entusiasmo, la passione, sono le tipiche, è l'universo di Viscom Italia. È un universo di una fiera che ogni anno fa nascere nuove esperienze, nuove idee, nuovi modi di pensare alla comunicazione. Quindi immagino che le persone che sono qui accanto a noi, uno di fronte all'altro, saranno persone che vogliono fare cose e magari non hanno una esperienza specifica, scientifica, tecnologica, informatica. La cosa positiva è che in realtà questa è una tecnologia che sta diventando chiaramente ad altissimo livello, ancora molto impegnativo, ma permette di poterci lavorare già adesso in modo concreto. E quindi questa è una battuta non è un paese per vecchi, un famoso film che non so se avete conosciuto, è un mondo che si evolve alla velocità della luce, quindi facendo una crescita e un'evoluzione continua fatta di minuti, di giorni, servono persone che non devono essere giovani in quanto tale, millennials, generazione X, generazione Z, bisogna essere giovani nella testa. Io spero di riuscire fino all'ultimo giorno a avere la testa fresca, giovane. Sto invecchiando, un po' di capelli bianchi, però insomma non è questione di età. È questione di pensiero, no? Quindi non è un paese per vecchi, la realtà aumentata di sicuro, ma io sono sicuro che se siete qui collegati su Facebook in questo modo, chiaramente siete dei giovani dentro, fuori e dappertutto. Ok. Ci sono varie tecnologie che vengono unite nella realtà aumentata. Noi abbiamo il 3D perché stiamo parlando di oggetti che sono tridimensionali. È vero che ogni tanto li possiamo visualizzare solo in 2D, però è sempre più comune l'idea che ci possa sposare attorno. Il codice è chiaramente una parte fondamentale, ma che per fortuna comincia ad avere delle piattaforme che non necessariamente richiedono una competenza di codice molto elevata, e l'animazione, perché le cose nella vita si muovono. Sugli schermi si muovono, sugli schermi che saranno a questo punto i nostri schermi si muoveranno anche se saranno degli occhiali di nuova generazione. Dal punto di vista tecnico, non sto a farvi perdere sostanzialmente molto tempo, ho una tonnellata di slide, quindi vado veloce, poi se avrete delle domande le possiamo visualizzare insieme. Però ci sono dei percorsi tecnologici, sono Unity, Epic Games, piuttosto che altre piattaforme che sostanzialmente dicono: se noi siamo delle persone che hanno competenza informatica, possiamo spingersi verso questo tipo di mondo. Ok? Le evoluzioni degli ultimi anni però ci portano al fatto che gli strumenti che abbiamo tra le mani, con cui magari state usando per vedere questa diretta in questo momento, quindi Apple con ARKit, Amazon addirittura, cioè il leader dell'e-commerce, ha sviluppato una piattaforma nel 2017 per la realtà aumentata. I buoni amici di Snapchat, che sono il social network magari meno chiacchierato, ma è quello che sostanzialmente ha inventato tutte le rivoluzioni che oggi nei social network noi abbiamo, ha sviluppato una piattaforma che si chiama Studio Lens, Lens Studio. E poi un pochino in ritardo, ma stiamo parlando di mesi, i mesi a volte sono però importanti, Google che con la sua piattaforma AirCore va a proporsi ovviamente su tutto il binario e l'ecosistema di Android. Ok, e per finire a Facebook in realtà ha fatto un percorso prima passando dalla realtà virtuale, ha acquisito Oculus diversi anni fa, che è, diciamo, il leader del mondo della realtà virtuale in termini di caschi, e però ovviamente si avvicina sempre di più nel mondo anche della realtà aumentata, perché è ovvio che questo è un mondo che diventa sempre più importante. Dal punto di vista della partenza, noi vogliamo partire, vogliamo fare qualcosa, vogliamo coinvolgere dei nostri clienti, un nostro pubblico, un nostro mercato.
Che cosa potremmo fare? Beh, l'arma più forte che noi possiamo fare è usare le nostre fotocamere. Le fotocamere che ormai sono le fotocamere della vita, che sono quelle dei nostri smartphone. I smartphone di ultima generazione, ma anche quelli di penultima, stiamo parlando degli ultimi, diciamo, 2 anni, 2 anni e mezzo, 1 anno e 4 mesi, insomma, spanne, di sicuro anche un pochino più di un anno, hanno delle disponibilità tecnologiche che consentono di trattare e gestire la realtà aumentata dal punto di vista del pubblico, ma anche dal punto di vista della sperimentazione nel quale si voglia fare un progetto per poterci lavorare. Bene, e questa è, scusatemi, la fotocamera, quella che usiamo per fare le foto belle, ma chiaramente anche quelle per fotografare la nostra faccia, una percentuale ricchissima. Ricchissima in termini quantitativi, magari meno qualitativi, non sempre, è fatta di le nostre faccione che usiamo come selfies. Ok, anche le fotocamere anteriori ovviamente diventano degli strumenti per creare della realtà aumentata che noi ci vestiamo addosso. È possibile usarlo attraverso un browser, attraverso delle tecnologie che quindi non hanno bisogno di un diretto uso di un'applicazione, dello scaricare un'applicazione. È un contenuto che viene sviluppato sul web, che ha un target che io posso acquisire con il mio smartphone. Vi faccio vedere velocemente un esempio di Baileys, per esempio, che inquadrando la nostra scena ci permette di entrare in un ambiente dove ci beviamo un bellissimo Baileys con il ghiaccio, senza ghiaccio, come lo preferiamo. Forse il sapore non è il massimo, però insomma ci dà quell'esperienza di sperimentazione che sicuramente è affascinante. Come vi ho detto, i device saranno sempre più da indossare. Se io dico, ed è una cosa che dico spesso ai miei studenti o anche alle persone con cui io collaboro in termini di consulenza, noi vedremo questi oggetti che sempre di più spariranno. Spariranno perché ne arriveranno degli altri. Non è che ci libereremo dai messaggi, da WhatsApp, dai social, dalla comunicazione. Semplicemente useremo degli strumenti diversi. E noi esseri umani, diventeremo l'interfaccia su cui costruire tutti questi segnali che arriveranno. La mixed reality che abbiamo parlato, chiaramente ci sono poi la strada, spesso molto usata, delle app per fare brand. Quindi io che ho un'azienda che si occupa di occhiali, di telefoni, di stampa, ovviamente, posso creare una serie di esperienze che vivo attraverso il meccanismo della realtà aumentata usando un'app che viene creata apposta e che ha al suo interno una serie di tool che permettono di fare questo. Le strade sono ovviamente, si possono sviluppare direttamente attraverso degli sviluppatori, attraverso dei professionisti a cui richiedere questo tipo di consulenza, oppure ci sono delle confezioni che io definisco prêt-à-porter, insomma, ovvero sono delle tecnologie che io posso inglobare in modo abbastanza facile, a dei costi abbastanza ragionevoli, all'interno di una mia applicazione. Quindi io ho una mia applicazione che parla di n cose, posso creare una serie di esperienze di realtà aumentata all'interno di questo processo. Bene, ci sono ancora un po' di dati. I dati ci portano a dire che in realtà la realtà aumentata è qualcosa che sempre di più corrisponde a esperienze che in che modo vengono fruite. Per ora sono però dei dati del 2018, diciamo che, come vi ho detto, non è un paese per vecchi, quindi oggettivamente questa cosa cambia mese dopo mese, però nel 2018, fine del 2018, quindi siamo un anno e mezzo di vita, la priorità era per le applicazioni, quindi si scaricava un'app e si visualizzava il contenuto. Le seconde esperienze, vedete che nel 2018 l'esplosione di Snapchat in termini di realtà aumentata è stata folgorante, quindi 52% fatto su Snapchat, il resto era esperienza su Facebook, esperienza via QR code, quindi leggo un QR code e entro nella tecnologia, oppure altre piccole cose che sono le evoluzioni, per esempio attraverso il web, che è comunque una delle tecnologie che si stanno manifestando in modo più interessante. Bene, dal punto di vista del smarchiamola questa realtà aumentata, che cosa possiamo fare? Beh, sostanzialmente io vi dico che a grandi linee è chiaro che magari
Tra di voi ci sono persone che sono espertissime di realtà aumentata e magari si sentiranno una visione ridotta di quello che è, però io devo in pochi minuti cercare di darvi un quadro, che è un quadro più di marketing, non certo di tecnologia. Però sostanzialmente ci sono due modalità per poter accedere, al di là del discorso che sia un'app o non un'app. Ci sono quelli che hanno i marker, quindi qualcosa che io visualizzo, e quell'elemento visivo che potrebbe essere su una stampa, ma potrebbe essere su un poster, potrebbe essere all'interno di un museo, quello che voi volete, è un elemento visivo che mi diventa traccia, marker appunto, per attivare un'esperienza di realtà aumentata. Scusate. L'altra situazione invece è quello che è definito markerless, che è di tendenza sempre più in evoluzione perché non ha più bisogno di beccare una cosa che un po' assomiglia a un QR code, anche se più evoluta, ma si sviluppa all'interno di un ambiente. Prende dei parametri, un parametro di una superficie orizzontale o verticale, e comincia a costruire quello che è il percorso di realtà aumentata. Di recente ci sono state delle presentazioni di tablet e di smartphone che stanno mostrando come l'integrazione markerless può essere inserita all'interno di uno spazio che non è più di una parete, ma è proprio di un ambiente tridimensionale con delle distanze. Apple è stata la prima, diciamo, a partire in modo consistente, parlo di massa ovviamente, perché sennò rischiamo di dire un'eresia. Non è che la realtà aumentata è nata con Apple. Apple sta facendo un po' il suo ruolo. Il suo ruolo è quello di essere quella che fa partire il mercato di gran massa. Quindi il fatto che loro da 2 o 3 anni abbiano investito tantissimo dal punto di vista della tecnologia, chiaramente sta dando un impulso e una rincorsa un pochino per tutti. Non vedo l'ora che arrivi ottobre, sono d'accordo e di sicuro ci saremo tutti. Come vi ho detto, Google non ha perso tempo e chiaramente la potenza di fuoco di Google è altrettanto poderosa, ma insieme queste due macro aziende, insieme a Facebook, insieme a tutti i grandi big, hanno deciso, l'hanno già deciso al posto nostro, che cambierà il mondo. E cambierà un mondo dove noi saremo sempre di più all'interno della realtà aumentata. Tanto per darvi un'idea, dopo solo 6 mesi dal suo lancio, 13 milioni di applicazioni ARKit erano presenti sul mercato. Del 2019, quasi tutti gli utenti di iPhone avevano la possibilità di supportare esperienze in realtà aumentata in termini molto evoluti, ma dal punto di vista di generale, quindi mettendo insieme i due macro sistemi, quindi quello di Apple e quello di Google, quindi Android e iOS, abbiamo oltre 500 milioni di dispositivi pronti per lavorare sulla realtà aumentata. Allora, io ogni tanto, visto che mi occupo un po' di futuro, il tuo webinar sarà consultabile anche offline, non lo so, però adesso ci pensiamo, vi facciamo sapere. Il discorso è, quando io parlo di futuro, ed è tanti anni che parlo di futuro, ogni tanto mi scontro con delle opinioni che sono anche assolutamente sensate, ma sono delle opinioni che dicono sì, però Luca, tu corri troppo, il mondo non è che va così avanti velocemente, è vero, sono d'accordo, io sono sempre tendo un pochino ad andare un po' troppo in avanti. Però 500 milioni di utenti, cari amici, non possono essere percepiti come un piccolo numero. Siamo d'accordo? Quindi il concetto è, cominciamo a pensare che probabilmente questo è un mercato su cui dobbiamo lavorarci molto seriamente e molto concretamente. Non è solo la tecnologia, perché noi abbiamo delle persone davanti, e stiamo qui a dialogare, e siamo l'universo di Viscom, dove prima di tutto pensiamo a come comunicare, che cosa comunicare, in che modo creativo comunicare. Quindi il problema non è la tecnologia diventerà sempre più semplice, diventerà sempre più evoluta, quindi ci sarà sempre un gap tra quelli che faranno cose sensazionali e quelli che però faranno cose incredibili, meravigliose, belle, e che saranno accessibili e sempre più accessibili a tutti, a questi 500 milioni di persone. Bene. La differenza è che cosa ci facciamo, quali sono le idee, perché se noi usiamo una tecnologia innovativa, ci rivolgiamo non a quelli che amano i gadget tecnologici, ma a un universo di persone immense, e noi dobbiamo creare delle cose utili, delle cose interessanti, delle cose appassionanti. E questa cosa ci permette di guardare le cose dal punto di vista della creatività.
Non è un gioco. La cosa importante è, possiamo anche usare la realtà aumentata per fare giochi, ma non è un gioco, e specialmente è un business stellare. Richiede un linguaggio che ci fa capire, così come negli anni abbiamo imparato a usare la stampa digitale, la stampa a dati variabili, i materiali, le pareti che diventano immagini, le fotografie, le illustrazioni, la foto in bianco e nero, tutte queste cose qui. Noi dobbiamo imparare questo linguaggio ed è un linguaggio nuovo, ma nell'ambito dell'arte. Si sta usando un sacco di esperienze che usano l'integrazione della realtà aumentata all'interno di opere e la creazione di opere d'arte che sono delle opere digitali che interagiscono con l'ambiente. Tutte queste cose sono delle esperienze interessanti da scoprire e che chiaramente potete andare ad esplorare all'interno di una ricerca che fate su Google piuttosto che. Però ci sono mostre che permettono l'integrazione di contenuti che una volta erano chiusi in dei libri oppure nella testa solo degli esperti e che oggi invece noi possiamo visualizzare in modo totalmente indipendente e anche a distanza. Quindi varie cose che si possono scoprire e che mi auguro che questa diretta un pochino vi possa stimolare. Quindi tante cose. Ma il mondo della moda? Il mondo della moda chiaramente ha sposato questo tipo di tecnologia ed è anche questa interessantissima perché tantissimi brand stanno lavorando in modo intenso, intensissimo, perché se c'è un mercato che chiaramente deve esplorare prima degli altri, chiaramente questo è il mondo della moda. Allora, vi faccio vedere un'applicazione, in questo caso un'applicazione di Gucci, che sostanzialmente qui c'è l'indicazione del vuoi vederti con addosso le scarpe, scarpe che costano un sacco di soldi, lo immaginerete, e che prima di poterle comprare o anche al posto di poterle comprare, però l'esperienza di indossarle è un'esperienza che diventa fortemente desiderata. Quei famosi clienti, chiaro che tutti quelli che provano le scarpe, le sneakers di Gucci, sono tutti in grado o nella possibilità di poterle comprare o magari anche, come dire, nel pensiero positivo di poterlo fare. Ma la sperimentazione porta al fatto che poi chiaramente una percentuale di queste persone si metterà in testa che quelle scarpe mi stavano così bene e quindi le voglio. Ve lo faccio vedere nella pratica. Nella pratica non sono quelle di Gucci, ma è una tecnologia incredibile che ho sdraiato sul mio letto, capisco che non sia una bellissima vista, permettono di fare una cosa di questo tipo. Io scelgo il tipo di scarpa e inquadro, compreso il mio gatto. E ho le scarpe, giuro che non mi metto le scarpe sul letto, quindi il concetto è che io non avevo le scarpe in questo momento, come potete vedere, questo è il tempo reale, non è, il mio gatto mi guardava malissimo e mi permetteva di farmi capire che forse le cose erano molto stupide, ma con questo tipo di reazione, guardate il dettaglio, guardate la velocità di cambiamento. Secondo voi, guardate che brutte queste scarpe, però il concetto è, capite l'esperienza d'uso? Poi ovviamente uno si accorge che la realtà è un po' meno reale dell'aumentato, però questo è un esempio. Ok? Altre cose che sono interessanti sono magliette che diventano prodotti. Prodotti, ragazzi, cari amici. Cioè, io vendo una maglietta che non contiene niente se non un target, quel logo, che mi permette di visualizzare il contenuto. Diventano dei prodotti. Cioè, il discorso è, si vendono dei prodotti che esistono solo perché integrabili a una realtà aumentata. Anche questo è un mercato da far esplodere. Pensatelo anche sui vostri prodotti. Non potete pensare che ci possano essere delle stampe, che ci possono essere delle immagini, che ci possono essere miliardi di cose che voi potreste produrre in termini di comunicazione che esistono in funzione di un elemento che viene venduto, ma in realtà viene fruito solo quando qualcuno la visualizza attraverso uno smartphone.
Ovviamente il beauty porta a una serie di complicazioni che sono il poter provarli, e io non sono un esperto, insomma, però chiaramente un rossetto, un fard, un colore sulla pelle, chissà come ce l'avrò, e non è sempre facile, anzi, spesso è difficilissimo poterlo provare anche sotto una luce giusta, no? Quindi chiaramente le aziende che hanno deciso di investire maggiormente ci sono anche quelle che si occupano di beauty e che quindi propongono queste prove che chiaramente diventano una tecnologia applicabile ma distribuibile e di colpo diventano un mezzo di vendita perché chiaramente una volta che io trovo il rossetto della mia vita perché lo vedo indossato su di me nella luce giusta che è quella che io sto usando per uscire a cena, ecco, quella roba lì mi porta al fatto che io posso cliccare e comprarlo. Arriviamo anche alla televisione, dove la televisione anche usa la realtà aumentata da diversi anni. È molto buffo perché coloro che sono in uno studio televisivo, per esempio, non vedono quello che in realtà vedono le persone, perché di colpo il televisore diventa l'interfaccia, esattamente come il telefono di questo mondo che io ho costruito appositamente. Ok? Quindi la logica è interessante. Anche qui è un audio che probabilmente non riuscirò a visualizzare correttamente, quindi mi scuso di questa cosa, ma per darvi un'idea, non è, siamo scesi da, cioè, siamo passati da Björk, che è così, un lato artistico fortissimo, a Sanremo 2020. Capisco che ci sia un abbassamento di tono, mi dispiace, poi cerco di rialzarlo, però c'è una scena qui dove la realtà aumentata è stata inserita ed era ovviamente visualizzabile solo attraverso gli occhi di chi, quei 10 milioni di persone, 12 milioni di persone che guardavano la televisione. Ok, vado perché primo l'audio si sentirà a scatti, secondo però avete capito il concetto. Io ero lì che passavo per caso e di colpo ho visto quella cosa lì e ho detto assolutamente devo riuscire a gestirla nel modo migliore possibile. Vediamo se ci sono messaggi che mi dicono qualcosa. Scusatemi ma sto tenendo quattro regie insieme, prima o poi avrò bisogno di un aiuto, vediamo nel frattempo mentre mi sta caricando WhatsApp. Ok, il concetto è la pubblicità, ovviamente anche quella è interessante. E ci siamo, va bene, tutte buone notizie. Questa è una pubblicità spettacolare. È una pubblicità fatta a Londra dove hanno usato le banchine dove si aspetta l'autobus, il pullman. E la pubblicità che è inserita nelle vetrofanie di queste banchine è stata trattata in modo un po' particolare. Vediamo. Qui ho tolto l'audio, quindi il problema dovrebbe essere inferiore. Quindi, qui ci sono persone, qualcuno ci lavora a preparare tutto, cominciano a mettere delle telecamere. Perché ovviamente la realtà aumentata vive di telecamere, e a quel punto quello è un gigantesco smartphone che diventa l'interazione attraverso la quale uno vive l'esperienza interattiva, l'esperienza in realtà aumentata. Uno guarda, dice, oh, che cosa sta succedendo? E in quel momento non capisce qual è il parametro della realtà rispetto alla finzione. Perché sta guardando attraverso una banchina di una strada, non sta guardando attraverso un telefono. Quindi, incredibile, anche questo è cose di qualche anno fa, che ci dà. C'è una domanda del mio amico Marco Sandonà che mi chiede se ho mai usato Google Arts Culture, e in realtà no, io personalmente no, lo conosco come tecnologia, la tengo monitorata, però è una delle tante cose che in questo momento andrebbe esplorata. Come vi dicevo, non è un paese per vecchi e quindi rientra tra le cose che sono lì in un angolino da monitorare e non ancora da sviluppare. Però chiaramente l'ambito culturale
su cui Google sta lavorando fortemente con dei progetti, anche finanziando molto, sono assolutamente interessanti. E se proprio vogliamo dirlo, in questo momento dove i musei sono chiusi, chiaramente una serie di tecnologie ci permetteranno di poter lavorare in modo spettacolare per creare intrattenimento, cultura e conoscenza usando strumenti nuovi. Dal punto di vista del rendiamolo semplice, la logica è: addirittura ci sono app che oggi consentono di lavorare creando una realtà aumentata. Photoshop ha creato, non è ancora uscita, io la uso, adesso vi faccio vedere qualcosa, la sto usando in beta da qualche mese, che consente sostanzialmente con uno smartphone di creare un'effettistica di foto, perché Photoshop arriva dalle foto, però in modo assolutamente arricchito dalla realtà aumentata. Guardiamo. Questo è il mio telefono, lo apro e vedo invece che il grigio di Milano, le montagne, le stelle, tutto questo avviene in tempo reale, quindi io poi posso fotografare questa cosa, è interessante, no? Ok, la logica è, poi posso decidere di usare in questo caso la fotocamera frontale, non avevo un soggetto migliore, mi dispiace, peggio di così non poteva essere, però almeno capite la potenzialità per nascondere la mia faccia. Tutto questo porta a dire che oggi l'avremo a disposizione, tra brevissimo dovrebbe essere rilasciata, ma chiaramente arriviamo a qualcosa di potenzialmente a disposizione di tutti, quindi diventa un linguaggio su cui i creativi devono lavorare per fare quello che, come dire, tutti faranno, tutti ci entreranno e i professionisti faranno quel livello più alto. Finisco questo intervento e poi magari stacco e vediamo di inserire delle domande e delle risposte. La logica è come possiamo farlo? Beh, Viscom quest'anno, chiaramente siamo partiti a dicembre, giusto Nicola? Giusto Cecilia? Giusto? Allora, a parlare e ci siamo detti questo deve essere l'anno della realtà aumentata. E su questo abbiamo lavorato, e su questo abbiamo creduto, e su questo abbiamo creato tutta la comunicazione di Viscom 2020. Quindi è un caso, ma non è un caso perché le coincidenze non esistono. La situazione è che Viscom 2020 è fatta all'insegna della realtà aumentata e chiaramente non era solo un elemento grafico, li abbiamo usati per fare cose grafiche. E cataloghi, i poster, le pagine di pubblicità, però volevamo fare qualcosa di più e quindi la brochure, che è il punto di interfacciamento tra le aziende che come espositori parteciperanno a Viscom e tutte le aziende che sono correlate, è proprio l'interfaccia, diciamo, per gli addetti ai lavori, abbiamo deciso di fare una brochure bellissima, non bellissima perché l'abbiamo fatta noi, bellissima perché era una bella idea ed è stata sviluppata e ci abbiamo creduto tutti, in qualcosa che consente di sostanzialmente avere una copertina, è una copertina assolutamente che parla della realtà aumentata, ma la mostra dal punto di vista grafico, ma noi poi la possiamo inquadrare e far animare. Si usa un'applicazione, ci ha spiegato come bisogna farlo, ma è semplicissimo. Quindi l'inquadratura ci porta a qualcosa che in realtà ci permette di vedere non solo dentro il riquadro di quella pagina, quindi della copertina, ma anche all'esterno, quindi per vedere che la realtà aumentata non entra in una scatola singola, in una stampa, in una brochure, ma si propaga. Qui si vede poco, ma in realtà il concetto è che questo cubo, vedete che esce dalla fisicità della sua dimensione e quindi crea delle animazioni. Chiaramente sono tutte tecnologie che sempre di più ci permetteranno di potenziare le nostre vie di comunicazione. Viscom Italia ha voluto essere al centro non solo di un messaggio, ma anche di potenziare queste cose all'interno della fiera con varie iniziative. Quindi l'idea è che sarà ancora più aumentata Viscom Italia quest'anno rispetto agli anni precedenti. Dal punto di vista dell'evoluzione finale, poi ripeto, 2 minuti finisco e poi lasciamo spazio per le domande. Mi è un po' difficile in questo momento staccarmi da una cosa, avrei bisogno di un Luca aumentato che in questo momento mi manca.
Le evoluzioni ci portano, come vi dicevo, verso una tecnologia che è sempre più evoluta, ma è sempre più disponibile per i creativi. Un esempio è che, per esempio, possiamo cominciare a pensare che ci sono tecnologie che oggi noi, da non espertissimi di tecnologia, ma appassionati di comunicazione, possiamo, creare. Quindi, da cose più tecnologiche, più informatiche, diciamo tipo Reality Composer, che è una piattaforma per poter creare contenuti in realtà aumentata, alla soluzione di Adobe che si chiama Aero. Adesso vi faccio vedere 2 secondi di questa cosa per farvi capire il potenziale, a Spark, che è una tecnologia integrata a Instagram e a Facebook, quindi di proprietà di Facebook, per fare i famosi filtri di Instagram, di Spark, che oggi diciamo che se avete un'età compresa tra l'essere realmente giovani e sentirsi realmente giovani, conoscerete benissimo. Dal punto di vista tecnologico, per esempio, oggi con uno strumento che abbiamo tutti in mano, che si chiama Photoshop, noi possiamo creare dei contenuti e questi contenuti trasformarli in contenuti che poi vengono ricevuti in termini di realtà aumentata. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina. No, no, ho deciso che il video doveva essere troppo difficile, ma per esempio, tanto per darvi un'idea, questa è una pagina Instagram dove cliccando io ho questo contenuto che non è una animazione, ma è un contenuto in realtà aumentata su una bellissima spiaggia. Quindi questa cosa fa capire che questo tipo di evoluzione, tra l'altro dove ci sono delle animazioni, anche le animazioni sono possibili. Quindi questa cosa è a disposizione dei creativi, a disposizione di chi ha Photoshop. Chiaramente la domanda da porsi in questo momento è se, scusatemi, quali software sono al top della creazione in realtà aumentata? Chiede. Adesso magari rispondiamo, però nel frattempo rispondo in tempo reale. Il top sono le integrazioni tra strumenti di informatica, li ho mostrati prima, quindi si usa tantissimo Unity, tanto per capirci, perché è un linguaggio di programmazione abbastanza semplificato ma molto potente che può integrare contenuti che poi possono finire su un'app o all'interno del web in modo considerevole. Ma in realtà le piattaforme, e torno a dire, io vi consiglierei di concentrarvi su quello. Io mi aspetto nei prossimi 6 mesi, un anno, una innovazione in ambito tecnologico fortissima, dove tantissime delle barriere tecnologiche verranno superate. Una delle cose che io amo dire è che servono persone in grado di sognare, non persone che siano in grado di fare e basta, perché quelli che servono per fare sono importantissimi, ma le tecnologie ci vengono dietro e sappiate che la realtà aumentata è un business, ve l'ho detto sin dall'inizio, già quest'anno è un business enorme, lo sarà sempre di più, avrà tutta la tecnologia che lo renderà sempre più appetibile, sempre più usabile. Se posso darvi un consiglio, sviluppate anche le vostre competenze tecniche se il vostro approccio è di tipo più tecnico, ma se volete un consiglio, sviluppate quelle dal punto di vista del linguaggio, che è fondamentale. Quindi, più che pensare a come farlo, pensate cosa fare. Cosa fare in questo momento è la domanda che tutti si stanno ponendo. Poi, tecnologicamente, si può usare una tecnologia più complessa, più elaborata, più costosa, più limitata dal punto di vista dei fruitori, oppure più allargata, ma questa sarà la chiave di successo. Vi lascio a questa, che sono un pochino di contatti miei. Mi trovate su Facebook raramente, però jpm.mag è la nostra pagina Facebook. Noi abbiamo una newsletter che racconta di queste cose dal punto di vista dell'innovazione, quindi se qualcuno è interessato ci può scrivere su newsletter@jumper.it. Noi abbiamo un sito che si chiama Jumper, ma specialmente noi saremo a Viscom Italia e questo sarà uno dei motivi per cui sarà bello esserci, non tanto per vedere me, ovviamente, ma perché sarà bello vedersi tutti insieme e riuscire a parlare anche in questo modo, perché in questo momento stiamo qui come comunità a parlare di questo, per riuscire comunque a capire che queste innovazioni saranno sempre più richieste e sempre più forti all'interno del mercato. Provo adesso a staccarmi da qui.
Non vediamo l'ora di rivederci. Io voglio, scusatemi, ma ho un'automobile inteso come un'automobile che mi permette di torno qua. Ok, adesso rivediamo la mia faccetta grande e io, se ci sono delle domande specifiche, sono a vostra disposizione per cercare di rispondere. Ho cercato di rispondere, mi scuso e ho preparato una bellissima grafica, adesso ve lo faccio vedere, però non sono riuscito a così, no? Cioè, non so se cosa posso fare come grafico, no? E quindi, se ci sono delle domande, le possiamo inserire anche in video fatte al momento per riuscire a. Dove si possono avere le slide? Credo su qui. Vediamo se ci risponde qualcuno. Io le slide ve le do più che volentieri. I contatti ci sono. Credo che la registrazione in qualche modo verrà mantenuta, giusto? Quindi il concetto è, vediamo se ci sono. Questo, aspetta che c'è una domanda. Sono un creator di realtà aumentata applicata ai social. Ho collaborato con Facebook all'evento AR, l'Hackathon Summit. Ho creato un prodotto AR per un romanzo. Secondo te, qual è la migliore strategia per dare forza al brand in modo che il servizio di AR realizzato duri nel tempo e diventi virale? Purtroppo questo mezzo è molto sottovalutato per ora. Presto lo shopping in AR sarà integrato su Instagram. Ok, grazie. Come ti chiami? Damiano? Si vede chiaramente che hai un'esperienza enorme, quindi questa cosa è affascinante. Oggettivamente mi interessa moltissimo questa idea di questo libro. Magari, se hai voglia, poi nei dettagli o anche qui sulla pagina di Facebook, poi lasciaci dei riferimenti. Hai ragione, il problema è che tutto il mondo digitale vive di un qualcosa che noi viviamo per il secondo, per un minuto, per una scrollata e poi sparisce. E questa cosa è chiaramente un problema importante. Credo che proprio è la filosofia dei social che dobbiamo, non dico combattere, anzi, siamo qui apposta, però dobbiamo creare delle alternative. Secondo me dobbiamo creare delle scatole digitali che hanno una memoria. Cosa che in realtà chiaramente tutto quello che mettiamo nel digitale ha una memoria, però non abbiamo l'accesso, non abbiamo la fluidità e anche lo stimolo di cercare le cose. Quindi io, se fossi in te, io lavorerei, specialmente con queste esperienze che tu stai facendo, molto interessanti, nel cercare di creare una scatola che le contenga e una scatola che le possa riutilizzare. Perché anche questo è importante, non dobbiamo sempre produrre solo, dobbiamo anche fare in modo che le esperienze fatte possano darci delle opportunità anche economiche e anche di business superiori. Il metodo più veloce è usare Instagram con la realtà aumentata e siamo tutti appunto in attesa di vedere gli step. Spero però che i creativi non stiano ad aspettare solo le piattaforme, ma che possiamo essere anche quelli che le possono generare in realtà. Non è associato alla stampa. Vendere su microstock, non ho esperienza sulla vendita del microstock, penso che sia più facile, mi dispiace, la grafica l'abbiamo fatta, ma penso che ora che lo metto su rischiamo di perdere magari il tempo reale, quindi preferisco andare in questo modo. Non mi risultano esperienze di microstock sulla realtà aumentata, ma credo che sarà un mercato che si svilupperà. Adobe, per esempio, sta creando un marketplace di esperienze su Aero. Non è associato alla stampa, non so cosa mi stavi dicendo Manuela, però in realtà sì, assolutamente sì, perché la stampa è il target per la realtà aumentata. Queste cose sono anni che noi facciamo delle cose, abbiamo fatto anche eventi proprio durante Viscom un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, 3 anni fa credo, dove abbiamo mostrato come per uno stampatore la realtà aumentata diventa un business meraviglioso, perché si può integrare a qualcosa di fisico che ha un costo a metro quadro alla fine, di un'esperienza d'uso che invece non ha un costo a metro quadro, ma è un'esperienza da vivere e può essere interessante. Scusami Manuela, me la sono persa, vediamo. Scusami, ma sono. È possibile attivare la realtà aumentata all'estate stampa utilizzando sistemi che non si appoggino ad app? Sì, perché queste cose stanno diventando degli elementi integrati. Cioè, diciamo che quello che è l'oggetto del marker potrebbe essere integrato con soluzioni. È chiaro che la stampa ha di per sé una sua filosofia da marker.
Parto da quello per arrivare a qualcos'altro. E però vi assicuro che le tecnologie di potenzialità si stanno allargando proprio perché si stanno integrando nei sistemi operativi dei telefoni. Quindi il concetto è che non ho più bisogno di applicazioni, ne avrò sempre meno bisogno, perché sarà il sistema operativo che, inquadrandolo con una fotocamera, inquadrandola come un sito web, mi permetterà di raggiungere l'esperienza R anche senza passare da delle app. Quindi ho ricollegato a quello. Tutto molto interessante, non capisco però come Google Glass sono stati lanciati e non, la televisione 3D non ha preso piede. Sì, però la televisione 3D era un'esperienza alternativa rispetto alla realtà aumentata che oggettivamente non ha avuto un grande successo, ma pochi in realtà hanno creduto che potesse avere successo. Diversi, Google Glass non avuto successo, non li hanno lanciati. Non li hanno lanciati perché hanno capito che in quel momento storico non serviva per la massa, perché mancava l'infrastruttura tecnologica per poterlo fare. Quindi Google Glass continuano a esserci, vengono utilizzati in percorsi molto specialistici di formazione e di passaggio di informazioni. Non era un progetto sbagliato, era un progetto che anticipava dei tempi e mancava l'infrastruttura. Adesso questa infrastruttura c'è e io sono convinto che Google Glass, o come si chiameranno, che siano di Google, che siano di Apple, che siano di Facebook, che siano di Apple, saranno la chiave del nostro futuro. Come vedi la R nel settore dell'interior design? Benissimo, ma proprio benissimo, perché se voi pensate all'interior design come un'esperienza di luogo fisico, noi questo luogo fisico spessissimo, se tu ti occupi, Martina, di interior design, sai meglio di me che ormai l'interior design, specialmente dei luoghi pubblici, speriamo di tornare nei luoghi pubblici, è più un'esperienza per creare poi che qualcuno si faccia delle foto su Instagram. Ok, possiamo creare un'esperienza che unisce il digitale anche all'interno e non solo uscendo dall'interior design, cioè da un luogo fisico, per andare oltre. È una strada assolutamente importantissima. Vediamo se è rimasto qualcosa. Cosa consigli nella moda? Di guardare prima di tutto quello che stanno facendo, quello che sta facendo Gucci, quello che sta facendo Moncler, quello che stanno facendo tantissimi brand e poi capire che cosa si può fare anche magari con dei budget un pochino meno, come dire, stellari, perché magari si possono fare delle cose interessanti. Per Industria 4.0 si prova un po' di inserimento in realtà aumentata. Abbiamo scontrato sempre problemi a livello di accessori, perché ogni prodotto in realtà aumentata veniva inserito in un prodotto da acquistare. Quindi, non si creava, quindi si creava un problema. Speriamo che il prossimo futuro sia trovato. Sì, la soluzione è proprio questa, come ti chiami, Alina. Il problema è, per ora abbiamo tante autostrade che ci portano verso la realtà aumentata, che si stanno facendo la guerra una con l'altra. Questo è, diciamo, il principale problema. Quindi se io uso una tecnologia per i device Apple, per esempio, non funziona sui device Android, oppure viceversa, oppure ognuno se lo porta a casa sua nella propria scatola. In questo momento serve che questa cosa si allarghi in termini di sistema operativo anche trasversale, oppure che ci siano dei ponti per poter arrivare che tutti possono vedere tutto. Questa cosa è ancora uno dei problemi, ma vi assicuro, ne sono convintissimo, che gli accordi si possono trovare. Ottimo intervento, sono un patito in realtà aumentata. Grazie Giovanni e grazie per il tuo supporto. Ci volevi sicuramente per darci una mano in più, però abbiamo cercato di farcela da soli. Quindi la R per le nostre riviste potrebbe essere la nostra riviste. Sì, per le riviste. Le riviste hanno bisogno di creare esperienza. Le riviste non servono, lo dico da persona che fa riviste, persona che insegna editoria, non abbiamo bisogno di usarle per fare solo notizie. Le notizie volano, noi dobbiamo fare esperienze, dobbiamo fare viaggi e la carta è un punto di partenza per poi sviluppare delle cose che sono ancora più potenti e si integrano con la carta perché nulla ci toglierà la carta, ma la carta è un ponte per arrivare verso il futuro. Buongiorno Luca, sto sviluppando un sito per un albergo e per una casa di sposa. Vorrei usarlo con quale strumento? Gabriella, è un po' lunga, però chiaramente gli alberghi.
Anche le case di riposo, pensandoci, no, non possono diventare degli elementi dove se la tecnologia diventa un pochino più usabile, e ripeto, stiamo parlando di 1 anno, 2 anni, non può diventare un punto in cui la rilassatezza di vivere all'interno di un ambiente che è più confortevole, più piacevole, più immersivo. Chiaramente dobbiamo capire se questa cosa si chiama più realtà virtuale o realtà aumentata, però di sicuro sono delle esperienze assolutamente affascinanti. Alessandro, Blade Runner, meno aeroporto, sono alle porte. Sì, Alessandro, faccio una battuta che io che mi occupo abbastanza di interfacce grafiche, di interfacce di user experience, quando vedevo al Minority Report che per schiacciare un bottone bisognava fare queste cose, ecco, spero che sia un pochino più usabile rispetto a quello che vedevamo nei film. Sono docente di architettura virtuale per lo IED, dialogando con le nuove generazioni trovo sempre più preso nelle studenti parlando di argomenti come questo, piuttosto che con la rendering experience tradizionale. Siamo sicuri che tra pochissimo vedremo delle ottime integrazioni anche a livello educational. Sì, Umberto, dico una cosa che non, è un po' fuori target, però credo che sia importante, parliamo di scuola. Da tanti mesi, da un paio di mesi, insomma, siamo, credo, tutti noi docenti chiusi in una stanza a parlare con i nostri ragazzi. Devo dire, e non posso dirlo a voce troppo alta perché ci sarà qualche studente che mi ascolta, non ho mai avuto una redemption di interesse, di attenzione, di concentrazione come quella che stiamo avendo quest'anno. Che cosa vuol dire? Che sì, è bellissimo fare gli incontri in aula, è bellissimo pensare al come si formano e come si parla, ma al tempo stesso dobbiamo capire che le tecnologie innovative generano dei consensi, delle integrazioni e chiaramente dei nuovi linguaggi. I nuovi linguaggi chiaramente sono percepiti dai giovani in modo fortissimo, che di colpo percepiscono che questo è vecchio, questo è nuovo, questo è più nuovo, questo lo voglio. Ecco, quindi questo è un po' il concetto. Ci sono applicazioni per AR, per il marketing, in store, per il food market? Non mi viene in mente per il food market, però non focalizziamoci su un problema. Le esperienze AR sono disponibili per gli store in modo molto interessante, quindi l'idea che io possa far esplodere un'esperienza all'interno di una tematica food, non vedo nessun problema per riuscire a farlo. Chiaro che dobbiamo pensare che forse l'esperienza del cibo forse ha bisogno di una nitidezza e di un dettaglio che potrebbe non essere esattamente quello che possiamo fare oggi con la realtà aumentata, però di sicuro possiamo lavorarci in modo affascinante. Come può un grafico avvicinarsi al mondo R per eventualmente inserirsi nel mondo lavorativo? Quello che ho detto, ci sono degli strumenti oggi, semplicissimi, che usiamo e che abbiamo dentro i nostri computer, dentro i nostri software. Cominciamo a usare quelli. Non fanno tutto, non sono perfetti. Vi verrà in mente che, ma io vorrei fare anche quest'altro, però cominciate a fare quello che gli strumenti che avete tra le mani vi permettono di fare. Una volta che li avete acquisiti e ne conoscete i limiti, vi accorgerete che avete bisogno di un altro sistema e scoprirete qual è l'altro sistema, perché direte, ma io questa cosa non posso farla con Photoshop e con Aero, tanto per fare un esempio, ma lo posso fare con Unity. Vi metterete a fare un corso di notte online per Unity e imparerete ad usarlo. Come vedi le bottiglie del vino, lo stesso discorso, Ambra, e vedete le domande? Tutte le domande portano che cosa ci posso fare? Questa è la scommessa che dobbiamo portare avanti. La creatività oggi ci dà dei linguaggi nuovi, appassionanti, incredibili, meravigliosi, e abbiamo bisogno, Ambra, che ce lo dici tu, nel senso che ci sono delle esperienze, ma spesso tutte le cose che si fanno all'inizio delle tecnologie sono sviluppate da esperti di tecnologia che poi cercano di trovare delle applicazioni. Ambra, abbiamo bisogno di gente come te. Se sei una creativa, facci vedere, raccontaci, poi ognuno di noi si potrebbe incontrare e raccontare le nostre esperienze e capire che questa cosa è interessante. Il Tilt Brush, il programma di Google per la pittura che permette di fare opere 360, bellissimo anche quello. In realtà alcune sono in realtà aumentata, alcune sono in realtà virtuale, interessantissimo. Potrebbe essere uno strumento vincente per le piccole e medie imprese? Sì, Martina, assolutamente sì. Oggi noi abbiamo questi tipi di strumenti che vengono usati solo dai top, probabilmente inarrivabili per tutti noi, ma poi noi dobbiamo portare queste cose che hanno il sapore,
che solo i grandissimi possono fare a un piano di progetto realizzabile anche in termini di economia. È chiaro che Gucci può investire milioni di euro su un progetto del genere, magari l'azienda con cui noi abbiamo rapporti magari può investire 20, 30, 5, 30, 50 mila euro, ma sono specialmente in questo momento magari delle occasioni per aprire un nuovo tipo di mercato assolutamente appassionante. E vi torno a dire, la situazione in cui siamo oggi ci porta a dire che queste tecnologie esploderanno in mesi, non in anni, e quindi è bene che questa chiacchierata la possiamo fare proprio in questo momento. Noi di MMI supportiamo i nostri clienti con le etichette in tutto il mondo del vino, abbiamo già diverse case history, quindi Silvia, in questo momento abbiamo creato il network, che è la cosa migliore delle fiere, mettere insieme le persone che hanno delle esperienze e delle occasioni da mettere insieme, quindi parlatevi tra di voi, io sono felice. Possiamo rivedere la diretta? Non lo so, grazie per la risposta, oltre al cartaceo siamo anche online su Terra Tradizionale, quindi ancora di più. Bene, siamo contento, la diretta è disponibile sul nostro canale Facebook, il video sarà visibile, si può interessare, se vi può interessare, abbiamo piattaforme interattive di Mixer Reality, Immersive Reality, che per presentazione commerciale, chiaramente grazie per l'informazione. Questa Virginia la conosco, qual è la differenza sostanziale tra Mixed Reality e AR? La Mixed Reality è, faccio una metafora, entro dentro un computer e schiaccio i bottoni, la realtà aumentata è il computer mi avvolge però all'interno di una realtà, però le mie interazioni non sono possibili o sono estremamente limitate. Quindi la logica della Mixed Reality, che è la più potente di tutti, è io arrivo, schiaccio dei bottoni e succedono cose. Ti ho spiegato, Virginia. Grazie, condivido appieno. Grazie, prof. Grazie anche a te, Francesco. Buongiorno, come vedi la R nel marketing delle bottiglie di vino? L'abbiamo già detto. Sto tornando indietro. Sentiamoci per parlarne, Cecilia. Fai già tu, perfetto. Nel settore del food, magari un menu cartaceo che fa visualizzazioni descritte con l'accostamento del vino è una partenza. Poi dobbiamo capire se il target iniziale è un foglio di carta o è qualcos'altro, ma di sicuro un foglio di carta è un bellissimo punto di partenza. Servono competenze specifiche, ci sono corsi da seguire? Sì, ci sono sicuramente. Il problema, torno alla questione del non è un paese per vecchi. Bisogna vedere se i corsi che si stanno facendo sono sviluppati pensando in tempo reale. Perché se parliamo di tecnologie, dobbiamo parlare di tecnologie che sono uscite 6 mesi fa, 3 mesi fa, 1 anno fa. Spesso si parlano, si trovano corsi che magari sono un pochino datati, quindi possono essere interessanti dal punto di vista metodologico, strategico, ma magari un pochino meno dei software. Sono già esplose, sono d'accordo, hai un corso? Io sì, volendo sì, però non sono qui a vendere quello. È semplice da usare la realtà aumentata in una piccola azienda con un low budget? Stefano, sì. Come vi ho fatto vedere, ci sono cose estremamente semplici su cui si può discutere. Grazie per averci seguito, grazie a voi, spero che tutto questo è. Io vi ringrazio, spero che sia stato un buon momento, un'oretta di chiacchierata. Io sono a vostra disposizione, un pochino attraverso la pagina di Facebook di Viscom, attraverso le persone di Viscom, e siamo a vostra disposizione. Grazie, grazie a tutti, vi saluto, chiuderei la diretta se non ci sono altre cose. Vado alle mie lezioni a completare i miei corsi. Grazie, grazie di tutta l'attenzione e di tutta la partecipazione.